Dunque, vediamo ora le cariche accumulate nel dispositivo. Anche questa volta è un concetto che vediamo applicato in una situazione abbastanza semplice, perché il diodo aggiunzione PN è insomma, un dispositivo elementare, però è un tipo di approccio che useremo spesso. Faccio ombra alla proiezione o no? Mi sposto più là? Se dite no così indecisi, mi sa che un po' lo corro. Cariche accumulate nel dispositivo. Allora, perché ci interessano le cariche accumulate nel dispositivo? Perché le cariche accumulate sono funzione delle tensioni applicate ai terminali. Quindi quando variamo le tensioni, varieranno le cariche accumulate e, come ovviamente sapete, una variazione di carica in risposta a una variazione di tensione dal punto di vista elettrico è una capacità. Quindi la presenza di cariche accumulate nel dispositivo dà luogo alla presenza di capacità nel dispositivo stesso. Allora, non abbiamo da inventare molto di nuovo, perché in realtà gran parte delle cose che diremo adesso le abbiamo già viste discutendo il funzionamento del dispositivo. Adesso qua ci conviene mettere tutto insieme per avere quadro completo. Allora, come dobbiamo fare? È il caso di distinguere tra il diodo in polarizzazione inversa, cioè con una tensione ai capi del diodo negativa rispetto al segno che convenzionalmente prendiamo. Allora, immaginiamo di avere una giunzione PN, quindi questa è la zona P, questa è la zona N, di applicare una tensione. La tensione convenzionalmente la prendiamo col segno orientato in questo modo, quindi parte P positiva e la parte N negativa, e prendiamo V negativo, quindi stavolta avremo che la zona P è carica a tensione più bassa della zona N, appunto in polarizzazione inversa. Noi abbiamo già visto che cosa succede in questa situazione. Vi ricordate? In pratica si forma una zona di svuotamento che è responsabile per la barriera che si oppone alla diffusione dei portatori. E questa zona di svuotamento è carica, vi ricordate, abbiamo delle regioni di carica spaziale, in particolare nella zona P abbiamo delle cariche negative di accettori. Cariche negative di accettori fisse, ok? Nella zona N abbiamo delle cariche positive di donatori ionizzati fissi, no? La zona complessivamente è neutra perché non ci sono cariche mobili e quindi sono rimasti soltanto gli ioni. Poi fuori da questa zona abbiamo quelle zone neutre, d'accordo? Quindi questa è la capacità. Cioè, questa è la carica immagazzinata. In zona di polarizzazione inversa, la carica immagazzinata è essenzialmente la carica nella regione di svuotamento. Carica nella regione di svuotamento. Allora, quello che a noi interessa adesso è come cambia la carica se cambio la tensione applicata. Forse questa è una terminologia che non ho ancora introdotto finora, ma noi l'insieme delle tensioni applicate a un dispositivo lo chiamiamo polarizzazione, che in inglese è bias, no? Quindi bias, la polarizzazione, nel caso di un diodo è semplicemente la tensione applicata. Chiaramente se ho più terminali è la combinazione di tensioni applicate. Allora, se io aumento
il modulo della tensione applicata mantenendo il segno negativo, che cosa succede? Beh, come sapete, si alza la barriera e quindi si allarga la zona di svuotamento. Quindi se io aumento la tensione, ho qui un allargamento della zona di svuotamento. Diciamo che questa parte verde è il delta Q, il DQ che si ha nelle due regioni di svuotamento in risposta a un aumento di V della tensione applicata. D'accordo? Quindi tenete presente la carica, la regione complessivamente neutra, la zona, la carica nella regione di svuotamento nella zona P è uguale, opposta alla carica nella regione di svuotamento nella zona N. Infatti esternamente non c'è campo, quindi diciamo se immaginate di applicare il teorema di Gauss, fate una superficie intorno a tutto il dispositivo, il campo è nullo perché effettivamente è nulla la carica complessiva dentro il volume. Quindi le due regioni si equilibrano completamente. Però la variazione di carica rispetto a una variazione di tensione fa sì che il diodo in polarizzazione inversa si comporti come una capacità. È una capacità differenziale, nel senso che è una capacità che non è semplicemente un rapporto di Q su V, ma è un rapporto di una derivata di Q rispetto a V. Quindi si chiama, nel caso del diodo, questa capacità tipicamente CT, è la derivata della carica immagazzinata nella zona di svuotamento rispetto alla tensione applicata. Questo si chiama capacità differenziale di svuotamento. In inglese sarebbe differential, preferisco intanto dirla la denominazione inglese, anche perché se poi cercate qualcosa in rete o su qualche libro inglese, poi alla fine, differential depletion si chiama anche a volte differential, non si dice, si sottintende, ma sono capacità differenziali ovviamente perché sono derivate. Alle volte si chiama anche, invece che di svuotamento, di transizione, e questo è il motivo per cui spesso si indica col pedice T di transizione. Chiaramente in inglese sarebbe transition capacitance. Dal punto di vista del modello di grande segnale, insomma, la capacità differenziale è difficile da trattare. È invece più utile nel nostro caso dal punto di vista del modello di piccolo segnale, perché se prendo un diodo in polarizzazione inversa, va bene, la corrente è praticamente nulla. Quindi anche per il piccolo segnale la parte differenziale della corrente, la parte piccola della corrente è nulla. Quindi un diodo, vediamo un po', modello di piccolo segnale, io che cosa ho? Ecco, un modello di piccolo segnale, se guardo soltanto la corrente, è nullo perché non ho corrente, non ho variazione di corrente. Se vado a vedere anche la capacità, ho una variazione di carica rispetto a una variazione di capacità. Dal punto di vista del piccolo segnale ho una capacità CT. Quindi posso schematizzare il diodo con una capacità CT. Questo
è una cosa che faccio a seconda dei casi, cioè se voglio vedere il comportamento del circuito di piccolo segnale in continua, è chiaro che non mi serve la capacità, tanto per la continua la capacità è un circuito aperto, quindi non conta niente. Se voglio vedere invece un circuito di piccolo segnale a frequenza diversa da zero, allora a quel punto ovviamente, per esempio per il calcolo di una funzione di trasferimento, a quel punto ovviamente contano anche le capacità, e è bene inserire anche questa cosa. Tenere conto del fatto che quando varia la tensione applicata sul dispositivo, varia la carica interna e quindi il dispositivo si comporta come una capacità. D'accordo? Vedrete che sarà importante, perché chiaramente noi utilizzeremo dispositivi in amplificatori, in filtri, eccetera, quindi in circuiti nei quali è importante sapere il comportamento in frequenza. Ok, vediamo l'altra situazione, cioè il diodo in polarizzazione diretta, abbastanza simile tutto sommato, con qualche piccola differenza che cerchiamo di evidenziare. Allora, diodo in polarizzazione diretta, stavolta ho V maggiore di 0, ecco, che cos'è che cambia? Beh, la barriera è bassa, ok? Quindi anche la zona di svuotamento è più piccola. Immaginiamo che sia questa la zona di svuotamento. Quindi qui ho carica negativa e qui ho carica positiva. Questa è la carica nella zona di svuotamento. Però in più ho dell'altra carica, perché in polarizzazione diretta, voi sapete, passa un sacco di corrente nel diodo, in questa direzione, e ci sono portatori minoritari che vengono iniettati nelle due zone. Quindi per esempio qui che cosa abbiamo? Abbiamo lacune che vengono iniettate qua sopra e diffondono finché non ricombinano tutte, e abbiamo anche elettroni che vengono iniettati in zona N. Vi ricordate, perché è completamente presente quel fenomeno di diffusione che porta la corrente nel dispositivo. D'accordo? Quindi abbiamo due tipi di carica diversi. Abbiamo la carica nella zona di svuotamento più quella che si chiama carica di diffusione. Carica di diffusione è la carica dovuta all'iniezione, alla diffusione dei portatori minoritari. Quindi abbiamo di nuovo, che cosa succede? Se cambio la tensione applicata, va bene? Che cosa cambierà? Cambierà sia la, avremo una riduzione della regione di svuotamento se aumento la tensione applicata, e quindi ho una variazione della carica qua, vedete? Qua mi cambia la carica e qua mi cambia la carica, perché cambia la zona di svuotamento, quindi una zona neutra, una piccola fascetta che era neutra diventa carica. Giusto, una variazione della zona di svuotamento se cambio. Contemporaneamente ho anche una variazione di corrente e quindi ho una variazione della carica di diffusione. Quindi c'è sia una variazione della carica nella zona di svuotamento sia una variazione della carica di diffusione. Quindi avrò in effetti due capacità, due termini. Un termine dovuto alla variazione della carica nella zona di svuotamento, che è quello di prima, chiamiamo sempre CT, e però avrò un altro termine dovuto alla variazione della carica di diffusione. Quindi in pratica il modello di piccolo segnale mi viene una cosa di questo tipo. In parallelo ho la capacità di prima, no? Capacità di svuotamento, sempre di capacità differenziali si parla, e poi avrò anche la capacità di diffusione, che è questa. Quindi
capacità di, schiamo differenziale, perché è importante che ci ricordiamo che sono sempre derivate di cariche rispetto a tensione, di diffusione. Siccome ho tutte e due le cariche, complessivamente le due capacità si sommano, quindi sono in parallelo. Quindi questa capacità tiene conto della carica nella zona di svuotamento, della variazione di carica nella zona di svuotamento, questa capacità tiene conto della variazione di carica di diffusione. Quindi questo è l'anodo, questo è il catodo, e quindi c'è anodo e catodo. E inoltre devo tenere presente che nel modello di piccolo segnale, quando ho un diodo in conduzione, devo anche aggiungere la, vi ricordate, in conduzione la corrente, c'è anche il termine G, cioè la conduttanza differenziale. Questo è quello che avevamo già utilizzato. In realtà, se sto più attento e vado a vedere la variazione, G era uguale a DI del diodo su DV, a capi del diodo. Se vado a vedere la non soltanto la variazione della corrente rispetto alla tensione, ma anche la variazione delle cariche, devo includere anche le altre due capacità. Forse mi rendo conto adesso che forse è la prima volta che nomino anodo e catodo, avrei dovuto farlo prima. Convenzionalmente nella giunzione PN l'anodo è la regione, diciamo, l'anodo in un diodo è sempre il terminale che è carico a tensione più alta quando il diodo conduce, e il catodo è il terminale che è carico a tensione più bassa quando il diodo conduce. Quindi in generale, se questo è il simbolo del diodo, la corrente va dall'anodo al catodo quando passa. Quindi questo si chiama anodo e questo si chiama catodo, che si indica tipicamente con la lettera K. Ah, ho scritto anode, anode in inglese, è anodo in italiano ovviamente. Anodo e catodo. Quindi, ovviamente, come sono, non ho scritto l'espressione, ma come sono queste CT e questo CD? Vabbè, CT l'ho scritta prima, è la... No, l'ho scritta prima, è la derivata della carica nella regione di svuotamento rispetto a V, quindi non la riscrivo adesso. Se io chiamo adesso QD la carica di diffusione, ovviamente CD è uguale a DQD diviso DV. Questo è il modello di piccolo segnale. Allora, piccolo inciso, ripeto il concetto che ho già detto, come dire, quando è, perché prima ho fatto un esercizio senza considerare le capacità, adesso ve le ho messe dentro? Perché dipende dalla situazione, come ho detto un attimo fa, se sono in continua le capacità sono un circuito aperto, ma anche se sono a frequenza molto bassa, è chiaro che l'impedenza delle capacità diventa molto grande rispetto all'impedenza della conduttanza differenziale che abbiamo qua, e quindi nel parallelo si possono trascurare. Quindi in generale, se sono a frequenze basse o in continuo a frequenze basse, tanto che quelle capacità abbiano un'impedenza molto più grande della G, allora posso evitare di includere nel circuito. Se invece sono a frequenze in cui l'impedenza di quella capacità diventa confrontabile con le altre, è chiaro che devo considerare, altrimenti sbaglio. Ok, quindi è questo il ragionamento che di solito si fa. Va bene, ok, questo aspetto riguarda il comportamento dal punto di vista del piccolo segnale. Le capacità sono importanti anche quando abbiamo una commutazione del diodo, cioè quando a causa del circuito esterno
il diodo viene fatto passare dall'interdizione alla interdizione vuol dire dall'assenza di corrente, no? Quindi dalla zona inversa alla polarizzazione diretta in modo molto rapido. Perché sono importanti le capacità? Perché avete visto, nel caso di un diodo in polarizzazione inversa c'è solo la zona di svuotamento, nel caso di diodo in polarizzazione diretta c'è una zona di svuotamento diversa, più piccola, e c'è la carica di diffusione. Per andare da una situazione all'altra bisogna spostare della carica, per spostare la carica ci vogliono delle correnti, quindi lo spostamento non può essere istantaneo perché ci vorrebbe una corrente infinita, e quindi abbiamo un transitorio che dura un certo tempo. Ok, si tratta di vedere un attimo come è fatto questo transitorio. Allora, tanto per capire, prendiamo un circuito super semplice, una maglia. Solito circuito con una maglia sola, un diodo e una resistenza. Allora, immaginiamo di avere una tensione VA che è fatta così, un'onda quadra, facciamo un transitorio di spegnimento, quindi passiamo da positiva, la tensione a negativa, in modo che prima il diodo sia polarizzato in diretta e poi sia polarizzato in inversa, e poi facciamo la situazione opposta. Quindi questo esercizio l'abbiamo già fatto, ora non voglio fare la cosa numerica, voglio farlo di principio. Abbiamo visto che quando VA è positiva il dispositivo è polarizzato in diretta, quindi abbiamo una corrente I che scorre in questa direzione, e quanto vale I? Vediamo un po' di... vederlo un attimo. Beh, I in polarizzazione diretta vale VA meno la tensione ai capi del diodo V gamma diviso R, giusto? VA meno V gamma è la caduta su R, quindi diviso R mi dai. Quindi io qua ho sicuramente una cosa di questo tipo. Finché, ecco, è applicata una tensione positiva, io mi trovo ad avere un diodo che conduce in questo modo. Quando invece applico una tensione negativa, chiaramente la tensione negativa spingerebbe corrente nell'altra direzione, il diodo non ce la fa andare e la corrente viene nulla. Quindi in pratica la corrente è nulla, tutta la tensione cade ai capi del diodo e la corrente deve andare a zero. Quindi io ho qui che il diodo è off, poi ritornerà on quando la tensione torna su. Quindi io mi trovo in una situazione di questo tipo, lo faccio molto sottile. Qui, in questa zona, il diodo deve andare a spegnersi, in questa zona deve ripartire. Ora, però questo andamento non sarà istantaneo, ok? Quindi io, diciamo che volevo farlo a tratto più sottile in realtà, aspettate, ci provo, perché volevo evidenziare il fatto che in realtà, ecco, queste sono solo linee di riferimento, non ci potrà andare direttamente. Perché non ci può andare direttamente? Che cos'è che deve succedere? Beh, noi partiamo, immaginiamo di disegnare qua il diodo, noi partiamo da una situazione in cui in pratica la zona di svuotamento è molto piccola, no? E c'è anche un sacco di carica iniettata. Immaginiamo sempre che questa sia la zona P, questa sia la zona N. Qui ci sono lacune che sono iniettate qua dentro e qui ci sono elettroni che sono iniettati qua dentro. E questa qui è la zona di svuotamento, va bene? Ecco, da qui noi dobbiamo andare a una situazione in cui invece abbiamo una regione di svuotamento molto più ampia. Ok, la disegno un po' così. Questo si può spostare? Sì. No, mi
sposta tutto. E le cariche sono sparite, va bene? Aspettate, però non mi piace questo. Voglio farne un altro sotto, che voglio la situazione... Perché la situazione... voglio fare un tassello con la situazione intermedia. Allora, questa è la situazione in cui abbiamo la situazione finale, giusto? Allora, che cosa succede? Qui è polarizzato in diretta, qui è polarizzato in inversa. Deve prima sparire la carica di diffusione per andare da qua a qua e poi deve allargarsi la zona di svuotamento. Allora, che cosa succede? Che anche se il diodo corrente nell'altro verso, come dire, al regime non lo fa passare, se improvvisamente cambio la tensione applicata, io ho un sacco di carica in eccesso, cambio la tensione applicata ai capi del diodo, quella carica in eccesso, sono potenziatori minoritari, vengono tirati dalla tensione applicata. Ricordate, abbiamo detto che in polarizzazione inversa abbiamo una leggera corrente dovuta ai portatori minoritari presenti. Ma all'inizio del transitorio, questa corrente dovuta ai portatori minoritari presenti nelle due zone non è leggera, è grande perché c'è un sacco di portatori minoritari. Quindi, appena io applico una tensione negativa al diodo, il diodo subito conduce nell'altra direzione perché ha un sacco di carica disponibile. Quindi, in realtà, la corrente ha un andamento qui di questo tipo, va giù. Va giù a un valore che chiaramente, supponendo che sia trascurabile la caduta sul diodo, sarà V su R, ma negativa. Ok? Cioè questo è circa V su R, di là sarà circa meno V su R, approssimativamente. Quindi adesso siamo... Poi, cosa succede? Questi portatori minoritari vengono richiamati, spariscono, sono andati via e adesso si deve, l'altra cosa che bisogna ottenere è l'allargamento della zona di svuotamento. Quindi in pratica io mi trovo ad avere una situazione del genere. Passo, se questo è il tempo, durante la transizione passo da una situazione in cui spariscono i portatori minoritari ma la regione di svuotamento ancora non si è allargata, a una situazione in cui si allarga la regione di svuotamento. Quando la regione di svuotamento si allarga io sto rimuovendo cariche e quindi passa corrente. Quindi di nuovo io mi trovo in una situazione di questo tipo. Qua viene, questa corrente massima, poi quando si allarga la zona di svuotamento diventa sempre più difficile tirare via la corrente e quindi sta corrente scende e va effettivamente a zero. Ups. Quindi io arrivo alla situazione di regime, cioè corrente nulla, ma ci arrivo con un po' di ritardo. Questo tempo con cui ci si arriva è molto importante. No? Questo si chiama... reverse recovery time e si indica con TRR nei manuali dei dispositivi, cosiddetti data sheet. Data sheet sono i fogli dei dati, quindi quelle, come dire, manuali di accompagnamento dei dispositivi elettronici. È importante perché effettivamente in quel tempo il diodo non funziona tanto da diodo, fa passare corrente nella direzione in cui non voglio che passi. Ok? Quindi, ricapitolando, abbiamo detto questa qui è in questo intervallo ho il richiamo della carica di diffusione e invece in quest'altro intervallo ho allargamento della zona di svuotamento. Ok? In pratica la tensione ai capi del diodo, finché c'è solo il richiamo della zona di diffusione e la zona di svuotamento non si allarga, rimane bassa, poi quando si allarga la zona di svuotamento si crea quella barriera e quindi la tensione ai capi del diodo si allarga. Ora non ho tempo di fare il grafico, cioè non ho spazio per fare il grafico, ma insomma il ragionamento è chiaro. In
accensione, cioè nella transizione successiva, quella da spegnimento ad accensione, in realtà le cose sono più semplici, perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il percorso inverso, si deve chiudere la zona di svuotamento e poi si deve creare la zona di fusione. Quindi il percorso è inverso, però di fatto il transitorio è molto più semplice, perché tutti e due questi fenomeni, tutti e due questi fenomeni, cioè il restringimento della zona di svuotamento che ha bisogno di carica ricarica e la creazione della carica di diffusione, comportano la corrente che passa nella direzione giusta. Quindi io di fatto qua vedo un transitorio di questo tipo, molto rapido. Ecco, durante questo transitorio, che chiaramente non è istantaneo, quello che succede è che la carica si riposiziona, va al suo posto. Okay, quindi non vedo effetti particolarmente rilevanti. Non è istantanea, perché chiaramente per spostare la carica ci vuole una corrente, se la corrente non è infinita ci vuole un tempo finito. Quindi la cosa importante è soprattutto lo spegnimento. Che cosa serve lo spegnimento e conoscere questo reverse recovery time? Vi ricordate l'esercizio dell'altra volta? Vi ho fatto vedere un raddrizzatore a doppia semionda. Quando vi ho fatto vedere il raddrizzatore vi ho detto: durante una semionda il diodo conduce, durante l'altra semionda il diodo non conduce. Ok, questa cosa, con quello che sappiamo adesso, è vera, insomma, fino a un certo punto, perché all'inizio della semionda in cui il diodo non conduce, in realtà conduce in inversa, no? Perché è importante il reverse recovery time? Vabbè, finché questo tempo è molto più piccolo del semiperiodo, tutto sommato la descrizione che ho fatto l'altra volta va bene. Insomma, questa è una piccola non idealità, ma niente di particolare. È chiaro che se però la frequenza di quell'onda sinusoidale diventa molto grande, il semiperiodo è confrontabile con questo reverse recovery time, la descrizione non torna più, ok? Non posso più dire che praticamente il diodo non conduce in inversa, perché poi conduce per una frazione di tempo non trascurabile. Okay? Quindi per questo è importante sapere il reverse recovery time. Se ho un reverse recovery time di, che ne so, un millisecondo, allora la commutazione a un kilohertz non la posso fare, perché mi viene a condurre anche in inversa il diodo. Okay? Tanto per fare un esempio super banale. Ok, c'è un'altra cosa che è importante da vedere della giunzione, che è il fenomeno di breakdown. Che okay, breakdown letteralmente vuol dire rottura, è una parola che si trova praticamente soltanto in inglese, cioè non si dice mai rottura del diodo, si dice sempre breakdown del diodo. Non è una rottura vera e propria, diciamo, non è che il funzionamento del diodo sia irrimediabilmente compromesso, però il diodo non si comporta più come ci si aspetta finché il breakdown dura. Che cosa consiste il breakdown? In pratica, se andiamo a vedere tutta la caratteristica del diodo, noi abbiamo detto, va bene, c'è un esponenziale, poi dopo qui si passa a zero e qui c'è la corrente di saturazione inversa. In realtà, se io vado avanti abbastanza, a un certo punto, e applico una tensione inversa sempre più grande, a un certo punto improvvisamente la corrente comincia a salire molto rapidamente, cioè più rapidamente di quando sale in diretta, è praticamente verticale. Cioè improvvisamente, come dire, si dice il diodo non riesce più a sostenere la tensione inversa e abbiamo il breakdown, cioè si rompe, non isola più, passa corrente praticamente a piacere. La tensione a cui questo effetto si realizza si chiama tensione di breakdown, spesso si indica con VBD. Vabbè, niente è per sempre, come si dice, quindi in realtà, cioè, effettivamente a un certo punto non ce la fa, no? Adesso vediamo un attimo il meccanismo fisico per cui questa cosa avviene, chiaramente poi tutto ha una spiegazione, però vediamo prima di tutto come
si gestisce la cosa, no? Allora, io cosa posso fare? Posso dire, vabbè, metto nel datasheet il diodo in vendita e dico il diodo si può usare fino a tensioni massime inverse pari a VBD. Non usarlo più di quello perché tanto si rompe, non va. Questa è una possibilità, tipicamente si fa così nei diodi di segnale, se in diodo lo voglio usare come raddrizzatore, è chiaro, il breakdown non lo voglio, ok? Viene indicata quella tensione nella specifica e quella in un diodo di segnale di solito, se il diodo non è pensato per lavorare in breakdown, il diodo si rompe. Perché? Perché è chiaro, no? Io mi metto qua, per esempio, se il punto di riposo è qui, ho una tensione alta, una corrente alta, dissipo una potenza molto alta nel dispositivo, se il dispositivo non è pensato, non ha una confezione tale, un package, come si dice, una confezione tale da poter dissipare senza rompersi quella potenza, si surriscalda e si rompe. Quindi effettivamente il breakdown diventa come dice, black smoke, cioè il diodo del breakdown, come fumare. Ok, ci sono diodi invece che sono pensati per funzionare in questa zona. Perché? Perché in realtà in quella zona c'è un vantaggio, che praticamente la caratteristica è quasi ideale, è verticale. Chiaramente sono diodi pensati per funzionare in quella zona, quindi sono costruiti in modo tale che quando lavorano in quella zona riescono a dissipare la potenza che si genera internamente. Quindi tipicamente hanno un case più grande, hanno un dissipatore di calore, insomma, fatti in modo da poter reggere. Questi diodi si chiamano diodi Zener. Ok. I diodi Zener lavorano in breakdown. Quindi, e guardate, un diodo Zener come meccanismo di funzionamento è esattamente uguale a un diodo normale. Tanto questo è un fenomeno che c'è in tutti i diodi. La differenza è che i diodi Zener sono costruiti per lavorare in quella regione. Okay? Come tratto quella regione in quel caso? E ovviamente se penso al modello per i grandi segnali, è chiaro, stavolta mi serve una spezzata a tre rami, no? Quella per la polarizzazione diretta, quella per la polarizzazione inversa e la retta per il breakdown. Se dico che per esempio la pendenza in questa zona molto ripida, la pendenza è sempre positiva, ora non so se qui forse vorrei trarre in inganno, chiaramente non è che torna indietro, è verticale, ma aspettate, la faccio, ecco, è verticale ma è sempre maggiore di zero. Allora, la pendenza la chiamiamo 1 su RZ, dove stavolta RZ è molto piccolo, io qui come posso scrivere la corrente? Beh, la corrente qui è del tipo I uguale a V meno VBD diviso RZ, no? Questa è la retta. Questo qua corrisponde a un circuito equivalente che chiaramente è fatto così. Io devo dire questo è V, devo... Dunque, questa qui è la corrente. Vediamo un po'. Beh, rispetto a questo segno l'ho presa col segno opposto. Aspettate, fatemi aggiustare i segni perché per farla tornare con la caratteristica devo prenderla con questo verso, no? Quindi mi verrà la I negativa e la V negativa, come infatti sono in questo terzo quadrante. Questo per far tornare le cose, questa regione qui dove vale? Vale per V minore di VBD, di meno VBD. Ecco, questo è, sì, VBD, supponiamo che sia il modulo, che qui si chiamava meno VBD a questo punto. VBD è il modulo della tensione di breakdown. Chiaramente i segni nelle reti elettriche sono tutti convenzionali, no? Però giusto cerchiamo di fare una cosa consistente.
Quindi questo è il modello di piccolo segnale. Quindi questo si chiama modello, non di piccolo, di grande segnale in zona di breakdown. La RZ è molto piccola, è molto più piccola dell'RD che usavamo in diretta, perché effettivamente la pendenza è più ripida. Ok, a che serve un diodo Zener? Perché può far comodo? Beh, per esempio, ci posso fare facilmente un riferimento di tensione. Che cos'è un riferimento di tensione? Un riferimento di tensione è una tensione nota, costante, indipendente da, insomma, variazioni che possa avere. Per altro, è molto, molto frequente il fatto che io abbia, per esempio, un generatore di tensione che posso rappresentare come una parte costante più una parte variabile. Può essere variabile per tante cose, può essere una batteria per cui la parte variabile è, come dire, la tensione alla batteria che nel tempo cala, oppure può essere una sorgente che varia nel tempo, che so, una cella solare, a un certo punto in funzione della luce solare dà una tensione che nel tempo varia, no? Quando c'è più luce dà una tensione più alta, chiaramente c'è più generazione di... più trasformazione di energia, altrimenti più bassa. Oppure posso avere una tensione che fluttua per altri motivi. Spesso quando voglio applicare una cosa, una tensione invece a un circuito elettronico, ho bisogno di una tensione nota perfettamente, non posso sopportare la variazione, no? Immaginate, che ne so, di avere anche semplicemente il vostro telefono o qualsiasi altro oggetto, è chiaro che deve funzionare nello stesso modo finché la batteria regge, poi a quel punto si spegne ovviamente, ma non è che può funzionare diversamente se la batteria è più carica o la batteria è meno carica. Okay? Quindi ho bisogno di generare internamente delle tensioni note. Un modo super semplice di generare delle tensioni note è quello di usare un riferimento di un diodo Zener. Allora, il diodo Zener, non vi ho detto che ha un simbolo leggermente diverso dal diodo normale, è questo. Ve lo metto nel lucido precedente perché mi piace. Diodo Zener, facciamo così, simbolo, per ricordare che il diodo Zener è diverso dal diodo normale perché è pensato per funzionare in breakdown, si usa un simbolo leggermente diverso che è questo, cioè c'è una specie di Z, uno zigzag invece del trattino dritto nel simbolo del diodo. Ok, quindi qui questo è lo Zener. Allora, supponiamo che questo sia il carico, okay, quindi la tensione, il pezzo di circuito sul quale vogliamo applicare una tensione costante, e noi che cosa facciamo? Mettiamo praticamente in parallelo al carico un diodo Zener che abbia una tensione di breakdown pari alla tensione che vogliamo applicare al carico. Ok? Quindi noi vogliamo avere una tensione di breakdown, nei diodi Zener si chiama anche VZ, tensione Zener, la tensione di breakdown, ok? Quindi vi scrivo le due cose come sinonimi, uguale alla tensione che vogliamo applicare sul carico. Allora facciamo così e poi mettiamo un collegamento tra il generatore e il carico attraverso una resistenza RS, insomma, va dimensionato opportunamente. Allora, se VA più V piccolo di A è sempre maggiore di VZ, sempre, che nonostante le fluttuazioni di VA, questa somma si mantiene maggiore di VZ, allora quello che abbiamo è che la corrente circola in questa direzione e quindi il diodo lavora in zona Zener. Il diodo funziona in zona di breakdown, e quindi
la tensione capi del carico, chiamiamola V, V è uguale a VZ. Approssimativamente. Questo è il primo ragionamento che possiamo fare, senza perché abbiamo visto che in pratica quando il diodo lavora in zona Zener la tensione è praticamente sempre la tensione di breakdown, e il carico che è in parallelo sarà anch'essa la tensione di breakdown. Quindi a prescindere dal valore di VA, no? Basta che sia soddisfatta questa condizione. Ok? Chiaro questo punto? Piuttosto semplice. Prego. Non ho capito. Perché se, cioè, se il generatore ha tensione maggiore di un punto di breakdown, dovrebbe essere l'interdizione. No, dunque, qui sto assumendo, come abbiamo fatto precedentemente, questa VZ, cioè VBD, sia il modulo della tensione breakdown. Maggiore intendo che è positiva, maggiore, ma il diodo è girato. Sulla tensione è applicata una... con il senso convenzionale della tensione ai capi del diodo, il diodo trova ai suoi capi una tensione che è negativa e in modulo più grande della tensione di breakdown. E che è negativa perché vede il diodo è messo al contrario rispetto al senso, vede, se vuoi è positiva è applicata una tensione inversa sul diodo, il modulo è più grande della tensione di breakdown. Ok? Allora, facciamo il ragionamento un pochino, come dire, meno intuitivo, facendo l'ipotesi del circuito di grande segnale, giusto per vedere se le cose tornano. Allora, facciamo l'ipotesi che il diodo sia in breakdown. Allora, il circuito diventa quindi questo, dobbiamo sostituire al diodo quel disegno che abbiamo fatto prima, quindi l'RZ e la VZ, attenzione, breakdown in serie. Ok? E poi qua abbiamo RL. La possiamo calcolare subito quanto vale V. Un circuito lineare, quindi adesso possiamo adoperare per esempio la sovrapposizione degli effetti, d'accordo? Io tengo acceso, spengo VZ, tengo acceso solo VA grande e piccolo, quindi qui ho VA grande più VA piccolo che moltiplica, dunque, qui cosa devo fare? Questo è spento, RL parallelo RZ diviso RL parallelo RZ più RS. Va bene? Questo è il primo termine. Più, adesso tengo acceso VZ e spengo gli altri due generatori, quindi qua mi viene VZ che moltiplica RL parallelo RS diviso RL parallelo RS più RZ. Va bene? Allora, siccome RZ è molto molto piccola, come dicevo prima, queste frazioni hanno una caratteristica, diciamo RZ è molto più piccolo sia di RS sia di RL, perché quella retta è praticamente verticale. Quindi questo termine qui è molto più piccolo di 1 perché il parallelo fa praticamente RL, RL diviso RL più RS è molto più piccolo di 1 perché RL è molto più piccola di RS. Da questa parte invece, in pratica, io che cosa ho? Ho che RZ è molto più piccolo sia di RS sia di RL, quindi praticamente è uguale il numeratore e il denominatore, questa roba qui fa circa 1. In pratica quindi nell'espressione ho V, ho quello che ho visto prima, cioè V praticamente uguale a VZ. D'accordo? Quindi la cosa funziona se effettivamente il tratto di caratteristica in zona di breakdown è praticamente verticale. Va bene? Il ruolo della resistenza RS,
questo caso si capisce quello di limitare la corrente, perché a capi di NRS passa tutta la corrente che poi va a finire, che viene erogata dal generatore, e ai capi di RS passa una, cioè c'è una tensione che è VA meno VZ. Quindi RS fa sì che possa limitare la corrente massima erogata dal generatore. La corrente erogata dal generatore sarà VA meno VZ diviso RS, quindi VA può variare e devo fare in modo che la corrente erogata dal generatore non sia eccessiva, okay, ma non sia neanche troppo piccola da non mandare bene in conduzione lo zener. Quindi va scelta, come dire, RS serve a dimensionare la corrente. Non deve essere troppo piccola RS, perché RS mi deve garantire che passi sia la corrente che vuole il carico, sia la corrente che vuole lo zener. Quindi il carico vuole VZ su RL, lo zener ha bisogno di una corrente piccola per riuscire a essere polarizzato in zona zener, almeno quelle due correnti devono arrivare nel RS. Ok, l'ultimo punto e poi concludo. Avevo detto, poi vi dico due cose su qual è il motivo, meccanismo fisico del breakdown. In realtà ci sono due possibili meccanismi che sono concorrenti. Di solito in realtà che cosa succede? Il primo che si innesca, quello conta, però dipende dal tipo di dispositivo se si innesca uno o si innesca l'altro. Il primo effetto è la moltiplicazione a valanga. Il secondo effetto è quello che si chiama effetto zener. Effetto zener dal nome della persona che l'ha spiegato. Poi il diodo si chiama spesso diodo zener, come vi ho detto, però ecco, si chiama zener anche se il meccanismo fisico breakdown è quello a valanga, perché da molti punti di vista non sono facilmente distinguibili. Allora, che cosa succede? Vediamo prima la moltiplicazione a valanga. Allora, voi dovete pensare che in vicinanza della tensione di breakdown abbiamo una tensione inversa molto grande applicata sulla giunzione, per cui c'è una barriera molto alta tra la zona P e la zona N. La corrente è praticamente trascurabile, cioè la corrente di saturazione inversa. Vi ricordate a che cosa è dovuta quella corrente? È dovuta al fatto che in zona N ci sono delle lacune e queste lacune vengono tirate dal campo, no? Vedete, questo è il potenziale, questo è il potenziale, no? E qui, quindi per le lacune il potenziale è uguale all'energia potenziale con lo stesso segno, quindi le lacune qua che si trovano da questa parte vedono uno scivolo, no? Vanno di là. Gli elettroni che sono di qua, che sono proprio pochi, invece vengono per uno scivolo dall'altra parte, non bisognerebbe rovesciare il disegno. Quindi c'è soltanto quel tipo di corrente. In pratica, a un certo punto, cosa succede? Se io aumento la tensione inversa, quindi aumento l'altezza della barriera, gli elettroni e le lacune vengono sempre più accelerati dal campo. A un certo punto diventano così tanto veloci che se battono contro un altro atomo, un ione del reticolo, con l'energia che trasferiscono nell'urto possono liberare altri elettroni. Elettroni impegnati nel legame possono essere liberati e quindi potersi muovere. È proprio a causa di essenzialmente un urto. Ok? Gli ioni vibrano, arrivano questi elettroni molto energetici, a forte velocità, battono e spaccano, okay? Mandano altri elettroni.
tipo un biliardo, no? Cioè, mandano altri elettroni in libertà. Chiaramente tutte le volte che mandano un elettrone in libertà, mandano, creano anche una lacuna. Quindi abbiamo, per esempio, immaginiamo che qui ci sia un urto, abbiamo l'elettrone di partenza, poi l'elettrone che viene generato dall'urto e poi c'è la lacuna. Ora, l'elettrone di partenza e l'elettrone che vengono generati dall'urto vengono tirati dal campo verso la zona N, la lacuna va dall'altra parte. Ecco, andando dall'altra parte viene accelerata, fa un'altra botta, un altro urto, e genera di nuovo un altro elettrone che viene risucchiato dall'altra parte e un'altra lacuna che va di là. Questi elettroni che continuano a viaggiare fanno un altro urto e generano un'altra coppia di elettroni e di lacune. E vedete, quindi improvvisamente cosa succede? Fino a un certo punto non succede niente. Poi, quando si supera un certo campo critico, cominciano a valanga a generarsi coppie di elettroni e lacuna. Quindi la corrente improvvisamente sale perché i portatori aumentano subito. Ok? È un innesco di fatto che si ha. Improvvisamente c'è un campo massimo sopra il quale questo effetto diventa, come dire, irresistibile. E la corrente aumenta a dismisura, cioè non si riesce più neanche a controllare. Per quello la pendenza è così ripida, perché poi basta cambiare leggermente la tensione applicata e la corrente aumenta quanto si vuole. Ok? Quindi questo è il nome, come dire, abbastanza descrittivo. C'è una cosa che, come vediamo tra un attimo, distingue l'effetto di moltiplicazione a valanga dall'effetto Zener, conviene anticiparlo, e è questo: che se si riscalda il dispositivo, cioè se si aumenta la temperatura, in realtà l'effetto di moltiplicazione a valanga si ottiene per tensioni in modulo maggiori, cioè viene un po' rallentato e ritardato. Per quale motivo? Essenzialmente perché se si aumenta la temperatura aumentano gli urti e quindi gli elettroni non riescono, hanno bisogno di un campo maggiore, diciamo, per acquisire sufficiente energia cinetica, perché fanno un sacco più di urti, ok? Quindi diventa più difficile innescare la valanga, e questo vuol dire che si innesca per tensioni più alte, per campi più alti. Questo è importante da tenere presente, perché nell'effetto Zener avverrà l'opposto. Si dice che il coefficiente di temperatura della tensione di breakdown è maggiore di zero, cioè quando aumento la temperatura aumenta la tensione di breakdown. Quindi tensione TC è il TC sta per temperature coefficient, quindi coefficiente di temperatura, della tensione di breakdown. Quindi in generale è la tensione di breakdown diviso la temperatura per 1 sulla tensione di breakdown. Definito così il coefficiente di temperatura, quindi è dato in, come dire, gradi alla meno 1. L'altro effetto, l'effetto Zener, è invece un effetto diverso, è sempre legato al campo, però non c'è un effetto a valanga. In pratica che cosa succede? Beh, immaginiamo il solito piccolo disegno dell'atomo, dello ione legato ad altri quattro ioni, no? Questi sono tutti i legami che abbiamo nella struttura. Immaginiamo di essere dentro la zona di svuotamento, okay? Dentro la zona di svuotamento c'è un campo elettrico che tira da questa parte, come c'era qui, no? Questo è il campo elettrico di qua, questo è il campo elettrico, quindi c'è un campo elettrico forte che aumenta se aumenta la tensione inversa. A un certo punto che cosa fa questo campo elettrico? Ma spudoratamente prende un elettrone, lo tira talmente forte che lo strappa via. Okay? È un elettrone che è legato, impegnato in un legame, sente il campo elettrico che lo tira, a un certo punto la forza diventa talmente grande che l'elettrone si strappa e si libera. Okay? Si libera l'elettrone, si crea la lacuna, vanno uno dalla direzione opposta all'altro e quindi otteniamo la corrente.
In pratica, questo è un effetto abbastanza intrinseco della struttura, quindi che cosa vuol dire? A un certo punto, quando il campo raggiunge quel livello, tantissimi elettroni si staccano, e quindi la corrente comincia a passare in modo, come dicevamo prima, incontrollato. Okay? Questo è l'effetto Zener. Chiaro che io che cosa mi aspetto? A un certo punto io ho un diodo, aumento la tensione inversa, il primo meccanismo che entra in gioco quello conta. Okay? Non è che devo... l'altro poi a quel punto, che si sarebbe innescato a un campo più alto, non si innesca più perché il campo a quel valore lì non ci arriva più. Okay? Nell'effetto Zener la cosa importante è che il coefficiente di temperatura è negativo. Perché? Perché se la temperatura è più alta e quindi gli atomi e gli elettroni già vibrano dentro il materiale, è più facile tirare via l'atomo, l'elettrone. Quindi si riesce a fare per un campo minore e quindi per una tensione di breakdown più bassa. D'accordo? Per questo all'aumentare della temperatura la tensione di breakdown in un diodo diminuisce se il meccanismo fisico principale è l'effetto Zener. Okay. Quindi questi sono i due effetti principali. Nel costruire il dispositivo di solito viene costruito in modo tale che predomini l'uno o predomini l'altro, dipende un po' da come si fa, da come si drogano le regioni, insomma sono tanti fattori che chiaramente non stiamo qui a discutere. È interessante notare la differenza nel coefficiente di temperatura. Tenete presente che a volte cosa si fa? Se si vuole ottenere un coefficiente della temperatura praticamente nullo, si costruisce il dispositivo in modo tale che alla tensione di breakdown praticamente i due meccanismi si inneschino quasi contemporaneamente. Che se si fa così, allora cosa vuol dire? Se si innescano quasi contemporaneamente si avrà una specie di coefficiente di temperatura medio, siccome uno è positivo e l'altro è negativo, una media magari vicina a zero. Quindi questo è, se si vuole ridurre il coefficiente di temperatura si deve fare in modo che i due meccanismi si inneschino quasi insieme. E di solito viene una tensione di breakdown in quel caso intorno a 4-5 volt. No? Quindi se la tensione di breakdown è intorno a 4-5 volt si vede che si riesce a fare un coefficiente di temperatura praticamente insomma, quasi nullo. Ok. Facciamo una pausa, ci fermiamo qui con i diodi, abbiamo completato.